Danno erariale e istruttoria in aumento in Basilicata, oltre 4 milioni l'ammontare della cifra sottratta indebitamente, il report della Corte dei Conti durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Potenza. Frana di Maratea ha approvato lo stato d'emergenza, lunedì al via i lavori sulla statale 18. L'auspicio è di aprire la strada prima dell'estate anche grazie ai fondi stanziati dal governo nazionale. A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, la Basilicata si schiera per il no al conflitto, tante le manifestazioni in regione. A Potenza il prefetto incontra i più piccoli mentre gli studenti delle superiori manifestano sotto il municipio. Zio Vito, il personaggio interpretato da Mario Jerace, torna a teatro con uno spettacolo al Don Bosco di Potenza il 3 e 4 marzo prossimi, un'occasione per riportare sul palco un portavoce delle stanze dei Lucani. Calcio a 5 di Serie B, settimana di sosta per il campionato, dall'ultimo turno amaro in bocca per il Potenza, sconfitto a Bitonto anche se la salvezza è ormai in cassaforte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla nuova TV. L'abbiamo sentito dai nostri titoli, oltre 4 milioni di danno erariale e più di 700 istruttorie aperte, sanità, appalti e spese per il personale, i settori maggiormente esposti al rischio di spreco di denaro pubblico. Questi temi principali emersi stamane durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti Lucana. Ce ne parla Fabrizio Di Vito. In aumento nel 2022 le segnalazioni di danno erariale da parte della Procura regionale della Corte dei Conti, 4,1 milioni la cifra che sarebbe stata sottratta indebitamente rispetto ai 3,6 milioni dell'anno precedente. E questo uno dei dati principali evidenziati dal procuratore regionale della Corte dei Conti Vittorio Raeli nella relazione dedicata alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolta a Potenza. I fari della magistratura contabile lucana sono puntati su settori ormai storicamente più esposti a rischio di spreco di denaro pubblico. Per l'immediato futuro invece i riflettori saranno puntati soprattutto sul PNRR. I settori che sono maggiormente a rischio sono rappresentati dalla sanità, che io metterei al primo posto, al secondo posto il personale, soprattutto quello che fa riferimento agli enti strumentali della regione, e all'ultimo posto, direi, ma non certo per minore importanza, ma diciamo come casistica, gli appalti. Questi sono i tre settori sui quali la Corte non ha mai smesso di portare la sua attenzione e che comunque riguardano utilizzo di soldi pubblici. Naturalmente attendiamo poi il lavoro che ci verrà dal PNRR. Un capitolo speciale sarà poi dedicato al fenomeno delle frodi comunitarie. Il fenomeno delle frodi comunitarie, per avere fatto una ricognizione dei fascicoli pendenti, sia un fenomeno di non grandi dimensioni, ma che è comunque preoccupante, perché è la spia di una certa mentalità, per cui quando ci sono i soldi pubblici si vanno a prendere i soldi pubblici e non si realizzano le opere che quei soldi pubblici servono per finanziare. E quest'anno ho intenzione appunto di aggiungere alla erogazione di somme indebite per il PNRR proprio di creare una struttura con quel poco personale che ho a disposizione di monitoraggio proprio sulle frodi comunitarie. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario la relazione del presidente della sezione giurisdizionale per la Basilicata, Vincenzo Maria Pergola. 101 le sentenze emesse nel 2022, di cui 12 riguardanti responsabilità amministrativa e nell'ambito delle quali sono state emesse sentenze di condanna a risarcimento per circa 962.000 euro. In netta diminuzione i giudizi pendenti, passati dai 239 del 2021 ai 137 dello scorso anno. Adesso parliamo di elezioni comunali. Le date da cerchiare sono quelle dei prossimi 14 e 15 maggio e riguarderanno 14 comuni della Basilicata, 12 nel Potentino e 2 nel Materano, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti, per cui non sono previsti turni di ballottaggio. Tre lucani chiamate alle urne anche i cittadini di Scanzano Ionico, la cui amministrazione è stata commissariata prima per infiltrazioni mafiose e poi a seguito della mancata proclamazione a sindaco
Di Mario, Altieri risultato vincitore della competizione di fine 2021, ma per la commissione elettorale incandidabile a causa di una precedente condanna penale. Si vota anche nell'altro comune commissariato, nel Materano, Tricarico, dopo le recenti dimissioni della maggioranza consiliare. Infine urne aperte anche a Lagonegro, comune commissariato dopo le dimissioni dello scorso ottobre della sindaca Maria Di Lascio, coinvolta nell'inchiesta sulla sanità lucana. E adesso torniamo a Maratea, dove ci sono importanti sviluppi per quanto attiene l'esecutività degli interventi post-frana. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato nella seduta di ieri la richiesta di stato d'emergenza per la Perla del Tirreno. Intanto da lunedì prossimo partono i lavori sulla Statale 18, un sospiro di sollievo per cittadini e imprese ricettive, come ci dice Celestino Benedetto. Una doppia buona notizia per Maratea. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta di stato di emergenza presentata dalla Regione su richiesta del Comune lo scorso 17 ottobre dopo l'alluvione, le mareggiate ma soprattutto la frana del 30 novembre scorso che ha travolto la Statale 18 a Castrocucco. Non abbiamo mai smesso di lottare, dichiara soddisfatto il sindaco Daniele Stoppelli. L'atto adottato su proposta del ministro Nello Musumeci prevede lo stanziamento immediato di poco più di 1 milione di euro. Che si aggiungono ai 4 milioni già disponibili. L'altra novità è l'avvio da lunedì prossimo dei lavori sulla SS 18, un iter illustrato dall'assessore regionale Donatella Merra già nel tavolo al Dipartimento a inizio mese. In 30 giorni saranno installate le barriere di protezione con il disgaggio e la rimozione dei massi suscettibili a crollo. Contestualmente verrà sviluppato il progetto per il ripristino della viabilità con la realizzazione di 3 gallerie in funzione protettiva. Poi l'installazione di una rete di protezione dotata di sensori in grado di registrare qualsiasi movimento lungo il costone. La stima complessiva dei costi si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'attesa di cittadini e imprese del settore ricettivo è per un'apertura della statale in vista dell'estate, anche se solo a senso unico alternato, e la conferma dello stato d'emergenza potrebbe rappresentare l'accelerata che serve. Con la dichiarazione dello stato di emergenza, infine assicurato Merra, verranno incrementate le capacità operative e finanziarie per tutti gli interventi previsti, volte al superamento definitivo delle varie criticità. E soddisfazione arriva anche dal consorzio turistico di Maratea, un provvedimento che aspettavamo da tempo e che abbiamo sostenuto in tutti i tavoli in regione e prefettura, evidenziato il presidente Biagio Salerno. Adesso guardiamo al cronoprogramma di interventi perché siano rapidi ed efficaci per noi imprese del settore come per tutte le altre attività produttive, ma anche per i cittadini, conclude Salerno. L'obiettivo prioritario resta il ripristino della transitabilità nel tratto della Statale 18 interessato dall'evento franoso. Continueremo pertanto a monitorare ogni fase del cronoprogramma. Ad un anno dall'avvio del conflitto russo-ucraino, manifestazioni si sono svolte oggi in tutti i centri della Basilicata per rimarcare la drammaticità di quanto sta avvenendo nel nostro continente e invocare la pace. A Potenza, studenti protagonisti in 2 differenti eventi. Ce ne parla Mariolino Targiacomo. No alla guerra, la pace subito e in tutti i territori del mondo, una voce unanime che non ha età, 2 differenti manifestazioni, una a poca distanza dall'altra a Potenza, come le numerose altre che si stanno svolgendo in occasione dell'anniversario del conflitto russo-ucraino. In prefettura la Costituzione italiana con ben in evidenza l'articolo 11 con il quale i padri costituenti hanno impresso nero su bianco il rifiuto del paese alla guerra se intesa in modo offensivo o come metodo per dirimere le controversie. Il prefetto di Potenza ha accolto nel palazzo del governo Davide Ventimiglia, 11 anni. All'inizio del conflitto aveva scritto una lettera a Putin chiedendo al presidente della Russia di fermare la guerra. Davide è stato accolto con la sua classe, la prima H dell'istituto comprensivo busciolano del capoluogo. Oggi, come un anno fa, l'appello resta lo stesso. Io penso che Putin si debba fermare perché si deve rendere conto della sofferenza che sta provocando agli ucraini che sono costretti ogni giorno a rifugiarsi nei bunker oppure starci tutti i giorni nelle cantine, nei sotterranei. E questa cosa è disumana. È importante, attraverso le generazioni più giovani, rinsaldare i valori più importanti della nostra democrazia e farlo ricordando noi, a loro, ai bambini, ai ragazzi, ma anche
attraverso le parole, i concetti semplici che loro esprimono, quanto dobbiamo poi noi applicare quotidianamente nelle nostre azioni. In piazza Matteotti, a Palazzo di Città, accanto alla bandiera dell'Italia e dell'Europa, innalzata quella che simboleggia la pace, e la bandiera dell'Ucraina, portata in spalla dagli studenti delle scuole superiori, che si sono ritrovati per condividere il messaggio di speranza fatto sentire a gran voce. È importante che noi studenti prendiamo posizione contro la violenza, e contro la violenza nel senso più lato del termine, anche alla luce degli eventi di violenza che continuano ad accadere nel nostro paese, gli ultimi, gli eventi di Firenze del collettivo fascista. Quindi noi oggi siamo qui per dire no alla violenza in tutti i suoi termini e in tutte le sue declinazioni. Un'importantissima manifestazione che sta a testimoniare anche la grande attenzione che i ragazzi hanno nei confronti di quello che sta accadendo nel nostro continente. A pochi passi da noi sta accadendo l'inimmaginabile, una guerra alla quale bisogna immediatamente porre fine, alla quale tutti gli stati europei e non solo devono impegnarsi a porre fine, perché mentre noi stiamo parlando, mentre noi abbiamo la possibilità di vivere serenamente la nostra quotidianità, qui vicino a noi c'è gente che sta morendo e che sta patendo davvero delle grandissime difficoltà. La sensibilità dei ragazzi, come sempre, non manca, ed è bellissimo oggi insieme a loro issare queste bandiere dell'Ucraina e della pace per ricordare la forte voglia di pace che abbiamo tutti noi. Voltiamo pagina con la cronaca. Prosegue l'attività di controllo da parte dei carabinieri per contrastare il fenomeno dei furti nel Potentino. I militari di Melfi hanno intercettato lungo la provinciale 48 due trattori rubati. Uno dei due mezzi, dopo un breve inseguimento, è stato abbandonato dal conducente, datosi alla fuga, poi restituito al legittimo proprietario. A Tolve invece è sventato un furto di rame per oltre 200 kg ai danni di un parco eolico in contrada Monticelle. Stessa cosa è accaduta ad Oppido Lucano, dove i militari hanno bloccato un'autovettura con all'interno quattro bobine in rame. A Sant'Arcangelo risolto il mistero del furto nella cassetta delle offerte della chiesa di San Giuseppe Operaio. Le indagini hanno consentito di raccogliere concreti indizi a carico di due persone. Infine a Pignola, deferito all'autorità giudiziaria un giovane che, dopo aver rotto una porta finestra, era entrato in tre abitazioni di un condominio ubicato nel centro storico con l'intento di rubare. E adesso le novità dall'universo dell'automotive. Nonostante le buone notizie per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi, a cui è stato assegnato il premio di produzione, la fermata inizialmente prevista per oggi e domani proseguirà anche lunedì 27 e martedì 28 febbraio prossimi, con la sola eccezione del terzo turno di martedì nei reparti lastratura, verniciatura e stampaggio. Intanto ieri a Melfi si è svolto il direttivo regionale della UGL Metalmeccanici, alla presenza del segretario generale Antonio Spera. Ce ne parla Vittorio Laviano. Il segretario nazionale di UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, è giunto a Melfi per presiedere il direttivo regionale del sindacato. Prima dell'assemblea, Spera ha incontrato il sindaco della città, Giuseppe Maglione. Sono state diverse le tematiche affrontate. Si è passati dal nuovo blocco della produzione appena comunicato ai lavoratori di Stellantis al premio di risultato. Stiamo vivendo un periodo molto particolare in diversi stabilimenti. Lo stop, l'ennesimo stop di Melfi, è chiaro che non è una bella notizia, perché stiamo vivendo, insomma, la produzione di stop and go, una continuazione, quindi è un qualche cosa che ci continua a preoccupare per la mancanza di approvvigionamento di semiconduttori e materie prime. Ma questo lo registriamo anche, è stato registrato anche l'altro ieri sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Sulla Tonale è stata fermata anche la produzione della Tonale per un paio di turni, e la stessa cosa è avvenuto anche nello stabilimento della Sevel di Val di Sangro. Tutta quanta la settimana c'è stato lo stop dello stabilimento, sempre per mancanza di approvvigionamento. È chiaro che bisogna cercare di capire come tentare di invertire la rotta. Per questo noi abbiamo chiesto al governo di mettere a disposizione degli incentivi per riportare delle produzioni nel nostro paese. La globalizzazione è qualcosa di importante, è stata importante negli anni passati, ma oggi c'è bisogno di fare investimenti in Europa e soprattutto in Italia. Invece la bella notizia è quella che riguarda il premio di risultato. Siamo in una fase di rinnovo contrattuale, e dove questo premio, che sarà erogato a fine febbraio, un premio che andrà, diciamo, accantonato, perché stiamo già programmando e cercando di capire come rimettere in piedi un premio sostitutivo che non sia legato al WCM, e quindi un premio che sicuramente pagherà di più rispetto anche agli anni passati.
Il sindaco Maglione ha confermato che la visita a Melfi del segretario generale di UGL Metalmeccanici Spera conferma il ruolo centrale che riveste la zona industriale in questa vertenza. Sappiamo che Melfi è lo stabilimento più importante non soltanto in Italia ma a livello appunto internazionale, e con il segretario abbiamo condiviso appunto le nostre perplessità su come effettivamente questa vertenza sta andando avanti e su come deve essere portata, insomma, non soltanto sui tavoli regionali ma soprattutto sui tavoli nazionali. È importante risolvere la problematica, è importante capire come questa transizione verso l'elettrico non pesi soltanto appunto sui dipendenti e sui lavoratori, perché si rischia effettivamente la diminuzione di oltre un terzo. È necessario parlare di quella che può essere la riqualificazione, la riconversione industriale in quella zona proprio in questo momento di transizione. Argomento e parliamo del fenomeno delle persone scomparse, purtroppo in aumento anche in Basilicata. Sono 409 le denunce presentate lo scorso anno secondo il report del Viminale. Mancano ancora all'appello 310 persone, mentre sono 99 quelle ritrovate. Nell'84% dei casi si tratta di minori stranieri ospiti di centri di accoglienza. Per quanto riguarda i 79 lucani scomparsi lo scorso anno, si tratta soprattutto di persone anziane allontanatesi da casa volontariamente. La scomparsa più misteriosa è senza dubbio quella di Antonio Iasi, l'imprenditore agricolo di Forenza, di cui non si hanno più notizie ormai da oltre un anno. È diventato virale nel giro di poche ore il video postato sui social da un cittadino che ritrae un cinghiale a spasso di notte sul ponte Musmeci, il ponte di accesso alla città di Potenza, all'uscita Potenza Ovest della Basentana. Immagini ormai all'ordine del giorno, con gli ungulati purtroppo sempre più a loro agio in ambienti e scenari urbani e cittadini. E adesso c'è la pagina degli spettacoli. Zio Vito, il personaggio interpretato da Mario Jerace, torna a teatro con uno spettacolo al Don Bosco di Potenza il 3 e 4 marzo prossimi. Un'occasione per riportare sul palco un portavoce delle stanze di Lucani che, grazie alla sua visibilità sui social e anche sulla striscia serale in onda sulla Nuova TV, raccoglie le segnalazioni dei cittadini. I particolari nel prossimo servizio. Un ritorno a teatro come un ritorno alla vita dopo 3 anni di Covid, con tutto quello che ha comportato essere attori durante la pandemia senza alcun tipo di aiuto da parte delle istituzioni. Istrionico, imprevedibile, ironico, esilarante, a volte pungente, con quel pizzico di satira che i lucani hanno imparato ad apprezzare, Mario Jerace torna a teatro il 3 e 4 marzo prossimi al Don Bosco di Potenza con lo spettacolo Zio Vito, i Fuossi, il generale, il professore. Ma chi è Zio Vito? Sì, beh, chiaramente Zio Vito è il personaggio principale, colui che ha organizzato e poi ha portato i suoi amici, il general presidente della regione, il professor Vitugo Foscolo, che insegna italiano e addizione ai nostri politici che poi andranno a Roma a fare i discorsi. È chiaro, Zio Vito è il, come dire, è un po' la coscienza, se vogliamo, mi permetto di dire, la coscienza del popolo, di noi lucani. È colui che si arrabbia quando le cose sono storte, è colui che troviamo magari alla fila, può essere un nostro nonno, un nostro genitore. Zio Vito è un portavoce per tantissimi lucani che contattano Jerace sul profilo social a lui dedicato, segnalando disservizi, ma c'è anche chi lo segue da fuori regione, buona parte giovani immigrati. Molte email mi arrivano dall'estero perché molti mi seguono e riescono a vedere quello che io dico e parlo della nostra regione. Sono più che altro un tramite di informazioni e sono contenti perché li leggo molto al territorio che loro hanno lasciato magari per lavoro, no? Tanti immigranti, soprattutto ragazzi, giovani laureati, quelli con, non con la valigia di cartone ma col trolley. E mentre Mario si prepara a tornare sul palco, guidato da regista Pio Baldinetti, non mancano i progetti che lo vedono sempre legato a Peppino e Tonino, che con Jerace formano lo storico trio della Ricotta. Li rivedremo impegnati in una tournée estiva dedicata anche ai più piccoli con lo spettacolo Cappuccetto Rocco, poi una commedia Rumori fuori scena a debutto a fine anno. Ma intanto Zio Vito ci invita ad andare con lui a teatro venerdì e sabato della prossima settimana. Puoi dare qualche anticipazione, una chicca dello spettacolo? Ma che dire, una chicca, che quello di Zio Vito, allora non ho gli occhiali e il cappello per entrare nel personaggio, quindi potrei sbagliare. Allora, Zio Vito, vi invito tutti quanti il 3 e 4 di marzo al Teatro Don Bosco, 21 e 30, 20 e 30 ingressi, 21 si parte, 23 si parte,
si va col malloppo, si scappa e ci saranno degli amici, Zio Vito, il generale presidente della regione, Bardo, e poi ci sta anche il professor Vituco Foscolo, e poi ci sta anche un discorso di un vero politico lucano. Insomma, ne vedremo delle belle su quel palco. Non mancate, io se sono libero vengo. Da oggi è possibile inoltrare le domande per la partecipazione alla storica parata dei turchi a Potenza. Il Comune ha infatti approvato l'avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di cittadini, associazioni e scuole interessate a partecipare a titolo gratuito all'evento del prossimo 29 maggio. In base al disciplinare, il reclutamento prevede la partecipazione di un numero minimo di 730 figuranti complessivi e massimo di 1175, suddivisi in tre quadri storici. Ambiente 1800, 1500 e 1100. La domanda può essere inoltrata sulla piattaforma dedicata al link www.serviziadomanda.resettami.it/potenza fino alle ore 10 del 3 aprile prossimo. L'Ufficio Cultura del Comune metterà inoltre a disposizione nella sede di Piazza Mario Pagano al Teatro Francesco Stabile un infopoint per l'assistenza alla compilazione del modulo di partecipazione. E adesso c'è lo sport con il calcio. A 5 di Serie B il campionato si prende una settimana di sosta. L'ultimo turno ha lasciato un pizzico di amaro in bocca al Potenza, sconfitto a Bitonto, anche se la salvezza è ormai in cassaforte. Donato Valvano. C'è ancora un pizzico di delusione in casa Potenza dopo la sconfitta di Bitonto, chissà di occasione persa per alimentare le ambizioni playoff. La sosta del campionato di Serie B, tuttavia, potrà permettere al tecnico Giuseppe Benevento di analizzare alcuni aspetti, ricaricare le batterie e provare a ripartire di slancio. Abbiamo subito analizzato gli errori commessi sabato e quelli che commettiamo anche in altre gare, ha affermato il tecnico. Nonostante ciò abbiamo creato tanto, il risultato di sabato è stato frutto anche della sfortuna. In questa Serie B, quando sfidi squadre forti come il Bitonto, paghi ogni errore, poi quando vai sotto è difficile recuperare. La cosa positiva è che ce la siamo giocata restando sempre dentro al match, spiega mister Benevento. Al di là della delusione per il KO, il primo obiettivo stagionale è stato conseguito. C'è un pizzico di amarezza, ha continuato Benevento, ma siamo anche felici perché con 7 turni d'anticipo siamo già salvi. Siamo stati bravi e ora cercheremo nuove motivazioni. Sabato 4 marzo, appuntamento al Palapergola per il derby contro il Bernalda. In chiusura vi aggiorniamo sui dati relativi all'emergenza coronavirus. Appena aggiunti in redazione, i tamponi processati nell'ultima settimana sono 2071. I nuovi positivi in regione sono in calo rispetto alla settimana precedente e sono appunto 99 rispetto ai 112 della scorsa settimana. I guariti sono 69, purtroppo c'è da segnalare un decesso. I casi attuali tra i residenti sono 8.287, mentre i ricoverati sono 23. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che dopo il nostro telegiornale c'è il meteo di Gaetano Brindisi. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata. Arrivederci. Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Stiamo vivendo un deciso aumento delle temperature, complici venti meridionali che arrivano dal Nord Africa direttamente. Ce ne siamo accorti tutti, i cieli si stanno ingiallendo, la sabbia è presente nell'atmosfera, la prima ondata sciroccale del 2023. Aria molto fredda si sta dirigendo verso l'Europa, ma verso l'Italia anche, ma non colpirà, ve lo dico subito, non colpirà il sud Italia sicuramente. Intanto vediamo l'immagine del satellite, ci mostra appunto una discesa di aria fredda, si nota sulla penisola scandinava che va verso la Polonia, la Germania in direzione dell'Italia, poi qui sarà agganciata da altra aria fredda proveniente dalla Russia e questa aria fredda colpirà il nord Italia tra domenica e lunedì. Altra aria fredda invece viene direttamente di origine atlantica, viene a interessare le zone occidentali fin verso il Portogallo e poi si tuffa nell'Africa, quindi nei prossimi giorni quest'aria fredda, come dicevo, farà un largo giro, ma non interesserà direttamente il sud Italia. Vediamo lo zoom sull'Italia, dell'immagine del satellite ci mostra
nuvolosità presente al nord e sulle regioni centrali tirreniche dove sono in atto delle piogge fin verso la Sardegna. Per il resto, sia le regioni adriatiche che il sud sono sgombri dalla nuvolosità, a parte queste velature dovute alla presenza di cirri e di sabbia nel cielo. Vediamo ora con l'aiuto della grafica di Meteo 7 le previsioni per oggi. La seconda parte della giornata vedrà, come vedete, una nuvolosità più o meno generalizzata ma a livello di alta quota, quindi nessun problema. Saranno i venti in aumento nella serata a dare qualche fastidio, venti tra l'altro miti che faranno aumentare le temperature minime per quanto riguarda la giornata di domani. Infatti andiamo a vedere la giornata di sabato, una situazione che vede un aumento delle temperature minime con 8 gradi sia a Potenza che a Matera, valori in deciso aumento, e le massime, pur con una luminosità maggiore, saranno comunque su valori decisamente alti per il periodo, medie praticamente di fine aprile inizio maggio. 17 gradi abbiamo la massima prevista anche domani su Potenza, con stesso valore o un grado in più sulla città di Matera. Il zero termico che si porta a 2500-2600 metri, non sono previste precipitazioni se non nella tardissima serata di domani, quando potrebbe arrivare qualche debole pioggia mista a sabbia, perché la sabbia aumenterà ulteriormente nella giornata di domani. Vediamo domenica. Diciamo la pressione scende sia in quota sia al suolo, quindi il tempo va peggiorando soprattutto sulle zone occidentali, quelle più vicine alla goccia fredda che nel frattempo si formerà sul Mediterraneo centro occidentale, quindi zone tirreniche saranno quelle maggiormente interessate dalle precipitazioni, anche la parte occidentale, diciamo, del Potentino. Per il resto il materano dovrebbe essere esente da questo peggioramento della giornata di domenica. I venti resteranno ancora da sud-sud-ovest, con arrivo di aria più fredda sicuramente nella seconda parte della giornata, ma le nevicate interesseranno solamente i monti a quote molto alte, diciamo intorno ai 1600-1800 metri di altezza. Le temperature per domenica scendono di qualche grado, appunto, anche per via delle precipitazioni. Infatti sulla parte occidentale avremo una diminuzione più significativa, ma i valori resteranno al di sopra delle medie di molti gradi. 13 gradi la massima su Potenza, intorno ai 16 gradi su Matera, minime, leggera diminuzione, ma comunque su valori anch'essi superiori alle medie, 6 a Potenza, 7 a Matera. Andiamo a vedere lunedì, giornata di generale maltempo, non molto intenso, ma comunque generalizzato sulla nostra regione, con diverse zone interessate da piogge, nevicate che torneranno a cadere sui monti, ma a quote, diciamo, un po' più basse, ma sempre intorno ai 1400-1500 metri, difficilmente andremo sotto questa quota, se non negli episodi più forti di precipitazioni. I venti sempre meridionali da sud-ovest, in leggera attenuazione. Temperature in calo, 10 gradi a Potenza la massima, 15 gradi a Matera. L'ultima cartina è quella degli spaghetti. Notiamo un forte aumento termico proprio, vedete, in queste ore fino alla giornata di domani notte, domenica mattina, fino al periodo di domenica mattina. Aumenti che porteranno le temperature al di sopra di 10 gradi delle medie, quindi valori davvero molto miti, e poi proprio tra lunedì e martedì, già domenica inizierà il calo, ma soprattutto lunedì e martedì i valori si riporteranno, come vedete, prima nelle medie stagionali e poi addirittura di 2-3 gradi al di sotto delle medie per diversi giorni, quindi in linea di massima dovrebbe fare un pochino più freddo. La prima decade di marzo dovrebbe essere con temperature più basse e dovrebbe tornare anche la neve a quote sicuramente, non dico collinari, ma probabilmente, insomma, di bassa montagna, quindi a partire dai 600-800 metri. E le precipitazioni riprendono a cadere, vedete il grafico, per diverso tempo poi ci porta delle precipitazioni sparse, insomma, sulla nostra regione, quindi una situazione che vedrà l'interruzione di questo lungo periodo siccitoso, lungo periodo contrassegnato ad alta pressione. Febbraio è stato un mese molto avaro dal punto di vista delle precipitazioni. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, arrivederci, buon proseguimento con i programmi della Nuova TV.